capo. Ai sì! Capo, ghiacciato, capo, la mano del capo. Capo, 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 capo. Ai sì! Capo, 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 capo. La mano più amato, capolavoro ghiacciato. Sono dei tesori. Siamo fortunati. Questa strada è così bella. L'hanno riparata, no? No. Come non amare una vita in elettrico? Con gli incentivi EC4 elettrica da 200 euro al mese, manutenzione inclusa. To fit, those raindrops are falling on my head, they keep falling. So I just did me some talking to the sun. Amici della mappa dei piaceri, ben trovati. Un'altra puntata ci porta a scoprire un'altra città, un altro paese della nostra bellissima regione. Siamo arrivati a Terranova da Sibari, siamo in provincia di Cosenza. Come posso dire, stimolati, invitati dal mio grande vecchio amico Giulio Pignataro, che rivedo con tanto affetto. Ciao Luigi, ciao amici Giulio. Della mappa dei piaceri. So che sono quasi 34 anni. Quindi. Sì, no, sono quasi. Quest'anno sono 34, un altro anno saranno 35. Quindi preparati all'evento. Benissimo, ci sarò, salutiamo tutti gli amici. Siamo a Terranova da Sibari, la terra dei due papi del Cammino Basiliano in Calabria. Pensa ragazzi, giusto per non farsi mancare nulla. Sì. Giulio è un promotore, è il promotore turistico di Terranova da Sibari. Chi meglio di te? Esattamente. Tu sei sì. Uomo d'esperienza, uomo di conoscenza e uomo che si lega veramente al territorio, cioè assolutamente. Con amore, con sentimento. Noi spesso siamo conosciuti come guida sì. turistica in altri borghi della Calabria. Da 4 anni stiamo facendo un lavoro eccellente con l'amministrazione comunale di Terranova da Sibari, presieduta dal sindaco Luigi Lirangelo, lo salutiamo, e dal delegato al turismo Massimiliano Esposito. Certo. Stanno investendo molto sul brand proprio la terra dei due papi, abbiamo già parleremo adesso di sì. Sant'Elesto e San Dioniso con le guide turistiche e l'associazione Francesco. E vedremo anche ciò che è stato il passato da Pericle al periodo della Magna Grecia, Medioevo, certo. La famiglia Sanseverino, la famiglia Spinelli e tante altre famiglie che ci racconteranno le nostre guide culturali. Però anche il centro anziano è molto attivo, altro che centro anziano è un centro giovane secondo me. Scusa, io ti volevo fare proprio questa domanda, perché a un certo punto quando ti ho detto sì Giulio veniamo, e allora tu mi hai detto guarda ti porterò anche al centro anziani, cioè io devo capire. Cioè, questo accostamento, capito? Luigi Grandinetti a centro anziani. No, ancora è presto per noi, però il centro anziani è un centro anziani molto attivo perché si occupa di tantissime iniziative. Siamo al quarto anno del progetto turismo che ha voluto l'amministrazione comunale e sono quasi 4.000 le presenze in 4 anni, arrivano da ogni parte d'Italia, dagli Stati Uniti, grande parte dalla Puglia, quindi il turismo di prossimità che vengono a visitare. Questa realtà è una realtà molto aperta, è anche la realtà che ha 21 chiese. Dove ci troviamo? Siamo al centro della provincia di Cosenza. È proprio l'ingresso, vero Giulio? L'ingresso, quindi questa bellissima poi accoglienza della segnaletica Terranova da Sibari, certo, una bellissima villa. Non ti puoi sbagliare. Non ti puoi sbagliare, poi una città accogliente, una comunità propensa ad accogliere i nostri amici turisti, quindi la prima cosa che vedono è sicuramente l'accoglienza, il sorriso, la disponibilità da parte dei cittadini. Certo. E poi c'è questo affaccio sulla Sibarite, noi siamo Terranova da Sibari, ci affacciamo proprio sull'antica Sibari, il famoso Parco del Cavallo certo. di Sibari, il Museo di certo. Sibari e il sito archeologico più importante della Magna Grecia. Siamo a mezz'ora dal Parco del Pollino, il Dolce Dorme, quindi a nord, a sud si vede il Parco Nazionale della Sila, Sila Greca, e ad ovest l'Orso Marso, quindi la costa di Tenere. E come per dire,
dove ovunque ci giriamo vediamo un pezzo di storia che ci viene incontro e che attraverso questo territorio, Terranova da Siberi, viene raccontato. Esattamente, ricordiamoci un appuntamento importante, oltre ad essere, avere questo marchio come la Terra dei Due Papi, unico brand in Calabria a sfruttare proprio il brand, certo, dei Due Papi, San Delesto e San Dionisio, siamo all'arrivo e la partenza di uno dei cammini basiliani, cioè da Rocco Imperiale fino a Reggio Calabria, la meta è da Cassano fino a Terranova da Siberi, fanno meta qui e poi proseguono verso San Demetrio Corone e verso l'altra parte. Siamo anche candidati come patrimonio dell'UNESCO, di elementi dell'UNESCO per la Passione di Gesù. Qui si organizza come l'Enoborgo, come il periodo di Pasqua. Periodo di Pasqua, il giovedì o venerdì santo, 300 figuranti, cioè, locali, 300 abiti, come sì, succede in altri posti, come l'Enoborgo, come la varia di Palmi. Di Palmi, certo. E quindi è candidata a elemento del patrimonio dell'UNESCO. Che meraviglia! E organizzeremo presto tutti gli eventi più importanti in Italia, patrimonio dell'UNESCO. Ma ragazzi, vi rendete conto? Cioè, un paese di 4.000 e rotte anime che in effetti racconta attraverso, che ne so, la storia, la cultura, la propria predisposizione all'accoglienza, perché lo sì, hai detto, ma il paese davvero ha questo senso dell'accoglienza meraviglioso e verrà raccontato così, per come ha detto Giulio, all'interno di questa puntata. Ricordiamo come arrivare, basta andare sul profilo Facebook Turismo Terranova da Siberi, sì, vi ho fatto un profilo, ci sono le foto, i video, e c'è l'Infolani che è unica in Calabria H24, quindi basta chiamare a quell'Infolani, noi rispondiamo sempre a tutti gli amici turisti italiani e stranieri, abbiamo visite guidate in italiano, inglese, francese e tedesco e soprattutto ricordiamo abbiamo anche un evento blues gemellato col Bitondo Blues e con il Matera Blues che si chiama Terranova Blues Festival. Cioè, non vi fate mancare nulla, sono felicissimo, sono sicuro, allora sarà una puntata strepitosa e beh, non vedo l'ora di iniziare il percorso. Possiamo andare a vedere la città di Terranova Siberi. Ok. Andiamo. Amici della mappa dei piaceri, nel nostro viaggio continuo, le nostre telecamere arrivano di fronte la chiesa di Sant'Antonio di Padova. Dietro di me la statua di San Francesco d'Assisi e ci aspetta Padre Francesco. Ci farà vedere una delle chiese più belle, probabilmente, che le nostre telecamere abbiano mai raccontato. E allora non perdiamo tempo ed entriamo. Eccoci qua, mamma mia ragazzi, è bellissima, ma guarda che spettacolo si apre ai nostri occhi e in questo spettacolo c'è il nostro amico Padre Francesco che è parroco di questa chiesa. Ciao. Piacere, ciao caro. Come stai padre? Tutto bene. Tutto bene, tutto bene. È una faccia simpaticissima, guarda, giovanissimo. Tu sei qui da 7 anni, vero? Sì, il settimo anno. Settimo sì, anno. Sì, sì. E com'è a dover, tra virgolette, governare una come posso dire, una struttura così bella, che ha una storia così, così lontana, così, così profonda e che siamo riusciti a riportare fino ad oggi in pratica? Diciamo, ecco, più che governare siamo al servizio di quest'opera. Sì. Bisogna stare attenti con perché i tempi. Perché a noi ecco, tocca un po' il grave, ecco, cioè il compito della custodia. Siamo chiamati a custodire quello che così i nostri antenati, quello che la storia ci tramanda. E allora, visto che siete dei custodi meravigliosi, parliamo un po' di questa chiesa. Bisogna dire che Sant'Antonio di Padova è il santo, diciamo, patrono di Terranova da Siberi. Però tu mi dicevi che in effetti ce ne sono diversi. Sì, allora, è il santo titolare della parrocchia.
di per sé il patrono, ecco, della comunità di Terranova da Sibari, invece è San Francesco di Paola. Beh, certo. Però anche Antonio, ecco, c'ha una bella devozione, ecco, nutre una bella devozione che richiama anche gli abitanti dei paesi vicini. Quindi possiamo dire che Antonio e Francesco sono due grandi amici. Sì. Ecco, diciamo sì, così. Senti, parliamo un po' della struttura, perché qui siamo, credo, intorno al 1600, vero? Sì, 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 sì. Allora, noi risaliamo un poco alla costruzione di tutta, ecco, l'opera, ecco, monumentale monastica da una tela. Ecco, questa tela che è proprio all'ingresso sulla destra della chiesa. All'ingresso, sì, dove, ecco, si parla della sua collocazione intorno al 1611. Quindi da lì, ecco, possiamo risalire poi alla costruzione di tutto il convento. Cioè, diciamo, da dove tutto è partito, sì, almeno sì, abbiamo, sì, abbiamo sì, un'idea. Sì, poi, sì, naturalmente, beh, nel corso del tempo ci sono state, sì, diverse mani che hanno apportato, sì, modifiche, abbellimenti e approfondimenti anche della storia, sì, diciamo che comunque passava. Diciamo che il nostro convento, i nostri conventi sono un work in progress, nel, certo, senso che, certo, da piano piano, ecco, si comincia un poco ad impreziosire quei luoghi, sì. E poi è importante questa tela dedicata a Santa Maria delle Grazie, perché portava proprio il nome, ecco, il primo nome, sì, di questa, sì, appunto, del convento era proprio Santa Maria delle Grazie. Sì. Senti, una chiesa che insomma, immagino sia davvero un gioiello anche per gli abitanti di Terranova da Sibari, proprio per come è abbellita, per come negli anni è diventata davvero uno spettacolo agli occhi. Qui si dice messa, sì, naturalmente, sì, sì. Ma quali sono quelle due o tre cose importanti che questa chiesa racconta? Sì, allora sì, ti do proprio tre passaggi. Sono proprio tre? Sì. Sì. La prima, ecco, il tema mariano. Sì. Ecco, questa chiesa risente proprio del respiro e della devozione alla Vergine Maria, non solo per il titolo, ecco, ma rimanda la bellezza e la presenza, ecco, di questa donna nella storia della Chiesa, ma anche nel cammino della spiritualità. Infatti noi proprio sulla volta, ecco, del soffitto troviamo alcune rappresentazioni, tipo la Visitazione, poi abbiamo l'Incoronazione di Maria e l'Annunciazione da questo lato. Nelle parti laterali invece ritroviamo un poco tutti i titoli delle litanie lauretane. Così, ecco, sull'altare, ecco, c'è questa... Sì. Padre Francesco, è come sfogliare un libro. Sì, sì, no? Sì, sì. Cioè, guardare la volta, sì, di questa chiesa è come sfogliare, sì, un libro, è come chiudersi in biblioteca e aprirsi praticamente alla storia. Diciamo che, ecco, più che chiudersi, un aprirsi. Arrivo al secondo punto. Quindi mi correggi sempre, sì, no. grazie padre. Io sono, no, ma sono felice di questa cosa. Sì, dicevo aprirsi. In questo posto rimando un po' alla bellezza del paradiso, ecco la seconda parola. Un poco tutti questi motivi vegetali che sono presenti nella parete, diciamo, pittorica, ma anche negli altari, sì, le, sì, balaustre, sì, rimandano proprio al paradiso. Ecco, nella celebrazione eucaristica noi iniziamo ad assaporare la bellezza di ciò che sarà, dove, certo, in modo particolare Maria diventa, ecco, l'immagine più bella di questo futuro nostro. Ti dico una particolarità. Sì. Chi partecipa a messa ha davanti l'immagine dell'Assunta. Certo, sì. Chi presiede ha anche la stessa immagine, proprio là sopra. Fantastico. Diventa per noi un termine, ecco, che passa attraverso l'altare, che è Cristo. Cioè, è quasi condividere lo stesso messaggio, sì, insomma, sì, sì, la, sì, stessa, sì, visione, sia, sì, per, sì, chi è di fronte all'altare, sì, sì, sia per quelli che dall'altare, sì, guardano naturalmente, sì, 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 il resto della Chiesa. È bellissima, è una bella responsabilità, però. A voglia, sì. Vero? Sì, sì, molto, molto, sì. E anche perché è difficile portare avanti, ecco, c'è anche le opere di restauro, oggi è proprio un po' una fatica, ecco, questo, sì. Cioè, non è una cosa semplice, sì, sì, da gestire. Si immagina che qua è tutto barocco o rococò, diciamo, sì, che è molto più barocco, un poco più, tra virgolette, decorato, appesantito. Sì, beh, sì, così, certo, certo. Quindi custodire un poco tutta questa foglia oro è proprio una fatica. Attualmente abbiamo solo la volta che, diciamo, si può leggere, sì, nella sua bellezza, tutto il resto, insomma, è da riprendere. Assolutamente, sì, sì. Padre Francesco, però il terzo punto... me lo devi ancora far vedere. Sì, andiamo, che te lo dico mentre visitiamo alcuni posti importanti. Va bene. Ah, quindi sorpresa. Sì. Li vuoi tenere sulle spine? No, arriviamo subito, quindi. Va bene, va bene.
E allora mi stai portando dietro sì. l'altare dove di solito, insomma, c'è il coro. Sì, questa diciamo che è l'anima di ogni convento. Ah. Il coro dove i frati pregano, ti dicevo il terzo passaggio, ecco questa raccolta. E ce n'erano diversi comunque, sì, no? Perché sì, oggi sì. mi pare nel convento siete solo in quattro, sì, sì, però sì, evidentemente sì. in quel periodo sì. costruivano dei, un coro adeguato al sì, numero, dei, numero dei, dei padri dei che frati. C'erano, no? sì, dei frati sì, che sì, c'erano. Sì, sì. Ti dicevo un poco, ecco la, il terzo punto, la chiesa sposa, mm. ecco bella adorna, però si mantiene in attesa dello sposo attraverso la preghiera. Ah, mamma mia, che bello. Ti dico una cosa, una particolarità, questi sono gli stalli ecco, del coro, sì. ci ricordano un po' quel luogo dove gli animali si nutrono. Ah. E ecco quella nutrirsi, ecco quel bisogno del nutrimento che della per parola noi di Dio, è la preghiera, delle preghiere, sì. certo. in particolare la liturgia delle ore. Ecco, certo. questo, questo coro risale al 1663. Guarda, c'è anche la data vedere, qua. Sì. Ed è così da allora, sì, 1663. Sì, 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 sì. Sì, sì. E dietro, naturalmente, quello è Sant'Antonio. Sì, 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 finalmente perché, troviamo Sant'Antonio. Lo sai perché l'ho riconosciuto subito? Perché da Lametino, noi a Lamezia abbiamo sì, Sant'Antonio. Sì, sì, lo conosco. È bello, è sì, perché... Sì, sì, sì. Cioè, la particolarità, ecco, di questo santo, di questa scultura, che risente anche qui un poco dell'influenza spagnola, è questo abito decorato a festa. Diciamo che molto decorato, sì, è molto l'abito, sì, sì, è l'abito glorioso del paradiso. L'abito glorioso del quante cose mi stai insegnando, Padre Francesco, e ti ringrazio. Senti, ma il nostro viaggio non sì, finisce qui. C'è l'ultima parte. Perché c'è l'ultima parte di questo terzo punto sì, da, sì, da sì. vedere, che è un punto di ritrovo anche per voi, evidentemente. Sì, sì, sì per noi, ma per tutti, sì. Per tutti. Andiamo a vedere. Questo è il chiostro. Sì, sì, sì. Un anche... posto, beh, anche questo è importante per... Sì. Ci rimanda un poco alla bellezza ecco, del silenzio, ma anche della compagnia dei fratelli. Devi sapere che per molti secoli, sì, qui i nostri confratelli, in modo particolare la sera, ecco, pregavano... Si riunivano per sì, pregare. Sì, 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 certo. potevano pregare. Diciamo che ogni posto... è buono per pregare sì, e sì, per, sì, incontrare, sì, sì, sì. per incontrare Dio, però sì. vuoi mettere che anche l'ambientazione sì. ha il suo fascino, sì, ha il suo sì, fascino. Sì, sì, guarda anche, sì. cos'è? Limoni, sì, sì. Bellissimo. Sì. Allora, la particolarità di questo luogo che è un portico chiuso che però si spalanca è aperto cielo, verso sì. il cielo, sì, quindi le preghiere... Rimando continuo, sì, sì, alla, salivano alla verso, preghiera. Verso, sì. verso l'alto. E qui c'era un pozzo, cos'è? Sì, devi sapere, no, è questo. Questo pozzo è ancora funzionante, ah. sì, funziona così. Allora, noi raccogliamo l'acqua piovana sì. che arriva dalle grondaie, viene raccolta dentro questa grande primi cisterna. Primi esempi di serbatoi di acqua, sì, no? sì, sì. in un territorio. Immagina, dove... era usata proprio dai frati, proprio per, certo. Per l'uso, diciamo, domestico. Però noi attualmente la usiamo per irrigare il nostro orto. Ah, sì, giusto. In modo particolare in estate, ecco, quest'acqua viene presa. Insomma, mi sembra un'ottima, sì, sì, un'ottima sì. pensata, ottima. Sì. È bellissimo, anche tenuto bene, cioè anche tenuto sì, molto sì, bene. Sì, è un po' inverno, quindi in questo periodo fiori non ne abbiamo, però. però è così. Padre Francesco, ti ringrazio grazie davvero. Grazie a te, è stato un piacere. Grazie incontrarti. Per averci regalato questo viaggio nella storia, nella fede e naturalmente in nome di... Dei vari santi sì, che San sono Francesco, legati sì, San Francesco e San Antonio che sì, sono sì. legati naturalmente a questo sì, territorio sì, sì. ma il nostro viaggio qui a Terranova da Sibari prosegue. Capo, 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 capo
Hai bisogno di realizzare o rinnovare il tuo sito web? Vuoi intraprendere un'attività di e-commerce? Vuoi rinnovare l'immagine online della tua azienda e del tuo portale? La scelta più sensata è Bit Solution di Francesco Asturaro, un'azienda giovane, dinamica e dal passo con i tempi. Fai ripartire subito il tuo business. Oggi, avere un sito web dall'aspetto professionale per acquisire una nuova clientela è fondamentale. Bit Solution di Francesco Asturaro è l'azienda leader in questo campo. Contattaci online all'indirizzo costruzionesitiweb.com o chiama 327 56 31 021 e richiedi una consulenza gratuita. Ripartiamo oggi. Con noi sarà più facile affermare la tua presenza sul web. Speaks for itself. Nuova Opel Astra plug-in hybrid. Portaci sempre con te. Scarica l'app di Radio CRT per ascoltare i nostri programmi in diretta e per essere sempre informato ogni ora. Per essere sempre informato ogni ora. Radio CRT. Suona la vita. Non primo, primissimo. Non amaro, amarissimo. Non bene, benissimo. Petrus, l'amarissimo che va benissimo. Petrus Bonekamp, superlativo. Bello camminare nei centri storici, siamo sempre a Terranova da Sibari, la, come posso dire, la, il paese dei due papi, cioè la terra dei due papi, e raggiungo Luigi Loricchio, che come posso dire, guida turistica, vero? Locale. Guida locale di Terranova, la terra dei due papi, ragazzi, ma che straordinaria coincidenza che avete avuto, cioè manco uno, due. Abbiamo avuto la fortuna, ecco, di avere due santi pontefici originari di queste terre, Terranova da Sibari. Fantastico. Poi magari ne parliamo meglio. Con Luigi invece voglio affrontare un argomento importante ed è quello dietro di noi, lo vedete? Lo vedete? Beh, insomma, ragazzi, si vede per una serie di motivi, che è il castello di Terranova. Risale, insomma, intorno al 1000 e al 1100. Sì. E in effetti, mi dicevi prima, mi raccontavi che era nato naturalmente per difesa, un po' come tutti i castelli del territorio, però nel tempo è diventata un'abitazione. Bene, sì, ecco, il castello di Terranova nasce nel 1160 e nasce appunto come baluardo di difesa, anche perché Terranova, data la sua esposizione sulla piana di Sibari, ecco, che si affaccia anche sulle montagne della Sila Greca e del Pollino, con quest'ampia veduta, chi scelse questo sito come abitazione, appunto, identificò un sito molto particolare. Governava un po' sul territorio. Governava perché sul territorio. In effetti è proprio così. Cosa c'è da dire su questo castello? Questo castello ha una storia millenaria ormai, perché nel corso dei secoli diverse famiglie hanno abitato questo castello, dai Sangineto ai Carafa, gli ultimi feudatari che appunto nel 1700 diedero lustro a questo territorio e anche al castello furono i principi Spinelli. Luigi, bisogna dire una cosa, perché i nostri amici della Mappa dei Piaceri sono
insomma, particolarmente attenti, avrete visto magari delle finestre delle persiane normali. Allora, vogliamo dire da subito che in effetti tutt'oggi il castello è abitato. Ci sono dei privati, ci sono quattro famiglie all'interno, anche se in effetti attraverso uno stanziamento vero ministeriale pare che da qui a qualche tempo... Sì, sta cercando di acquistare il castello appunto per renderlo, diciamo, all'antico splendore. Beh, farlo diventare magari un museo, è anche giusto che sia così. I principi Spinelli, c'è tanto da dire su questa famiglia, perché loro da Cirò si spostarono appunto sul territorio terranovese per la bellezza sia del territorio ma anche del clima, perché qui Terranova godeva e gode tuttora di un clima mite. Luigi, diciamolo fino in fondo, dice: andiamo a stare dove si sta bene. Dove si sta bene, sì. Anche perché i terranovesi, noi siamo eredi di quella Terranova antica. Certo. Voi avete una bella storia. Siamo molto cordiali, sì. Sì, è vero. E quindi sicuramente anche i nostri antenati furono abbastanza accoglienti per questi feudatari che venivano da Cirò. Ce l'avete nel DNA, questo senso straordinario dell'accoglienza. Ci spostiamo, così diciamo altre due cose, perché c'è un'altra zona che è stata evidentemente rimaneggiata e che dobbiamo assolutamente vedere. Andiamo. È un bel vedere, bisogna dire francamente la verità, malgrado i lavori di ristrutturazione, però ragazzi, è un portale pazzesco. In che periodo siamo? Allora, qui siamo nel 1600, quello che stiamo guardando è la facciata dell'antico teatro. Cioè, ma mi vuoi dire forse che potrebbe essere stato uno dei primi teatri in Calabria? È il primo teatro in Calabria del 1600, perché questo teatro fu realizzato per l'occasione della venuta di Carlo V d'Aragona. Per la venuta di Carlo V hanno costruito un teatro. Cioè, non bastava una tenda così, insomma, una tenda canadese. Sì, canale. Sì. E da poco questo è stato acquistato dal comune ed è stato appunto riportato all'antico splendore con il restauro. E noi stiamo facendo vedere i lavori di restauro, poi magari, insomma, c'è l'idea di ritornare quando tutto sarà finito. Però una cosa che mi colpisce, Luigi, è che è veramente appiccicato, incollato al castello. Sì, appiccicato al castello, perché subito dopo inizia la parte del palazzo degli Spinelli. Questo che abbiamo accanto. Dove il portale, si vede dal portale. Cioè, è evidente anche oggi il palazzo purtroppo ha subito, è stato rimaneggiato. Si vede la presenza dell'uomo, dove arriva l'uomo. E quindi è rimasto poco sulla facciata dell'antico palazzo, però all'interno ancora conserva queste antiche stanze affrescate, purtroppo è tutto privato, quindi e non si può accedere. Le antiche stanze con gli antichi camini, perché il palazzo era abbastanza rinomato per l'epoca, quindi per il Settecento è stato uno dei palazzi più rinomati nella Calabria. Pensa, la forza di queste famiglie di averlo comunque mantenuto nel tempo è tutt'oggi, appunto, abbiamo detto, è privato, e quindi purtroppo i nostri occhietti, le nostre telecamere non vi possono regalare questo spettacolo, ma almeno vi raccontiamo che tutto questo c'era e c'è tutt'oggi. E c'è tuttora, sì. Bene. Annessa al palazzo c'è l'antica chiesa del 1300 di San Nicola, che nasce inizialmente come cappella del principe, quindi cappella del palazzo, e successivamente ora ancora oggi è una delle parrocchie di Terranova, è la chiesa dedicata a San Nicola da Bari. Ok, ma a questo punto Luigi ci porti a vederla. Certo. Va bene, allora andiamo. Luigi, io ho una sensazione strana. Ora, tu cerca di assecondarmi per come puoi, però arrivando qua io avverto come se fossimo in chiesa. Ma è vero. È vero? Ma siamo fuori la chiesa è lì.
Perché qua, sento questa cosa? Nel 1300 sorgeva il presbiterio della chiesa. Ma qui ma c'era ma la zona presbiteriale. Cioè, quindi, e qui c'era l'altare. Qui allora. C'era l'altare. E che cosa è successo? E la porta d'accesso era dal lato opposto. Nel 1700 qui ci fu una variazione e lo notiamo da questo... da quest'arco murato, perché guarda, qui c'era la cappella. Qui la parte dell'arco murato, qui siamo nel 1300. Sì. Qui invece la parte della muratura è del 1700 e questa muratura avvenne appunto per volontà del principe Spinelli. Ho la vaga sensazione che il principe Spinelli, perché una volta evidentemente amavano tutte le comodità che alcuni anche oggi amano, e quello avrà detto un giorno: ma perché non posso uscire dalla casa ed entrare direttamente in chiesa? Sarà sì, successo questo? Sì, ma anche perché appunto gli serviva la parte del presbiterio per la realizzazione del suo palazzo del 1700. Quindi ha smontato questo pezzo di chiesa. Questo pezzo di chiesa l'ha costruita, e l'ha costruito nel lato opposto. Attraverso questo ponticello? Attraverso questo ponticello, tramite una porticina, il principe accedeva nella cantoria della chiesa, perché all'interno della chiesa c'era la cantoria. Oggi non è più presente, ma fino agli anni 70 la cantoria era presente in chiesa. Beh, è stato interessante raccontare qualcosa che non esiste. Vedi, allora la sensazione forte che io sentivo era praticamente, sì, praticamente questa. E qui, insomma, se noi passiamo attraverso questo anfratto. Sì, perché vediamo... questa era l'antica porticina che chiudeva il giardino del principe. Beh, mi sembra giusto, certo. Che, vabbè, poi naturalmente. E qui siamo all'interno del palazzo. Se voi notate, ecco, c'è il livello del piano nobile che è circondato da queste arcate. Certo. Perché il palazzo si divideva in tre piani. C'era la parte delle cucine al piano terra, il piano nobile, il primo piano, e poi la soffitta. E poi il piano sopra, sì. Bene, bene. Che era adibita alla servitù, la soffitta. Ora, visto che non ci facciamo assolutamente mancare nulla, dopo tutto sto racconto, il minimo è entrare nella chiesa di San Nicola. Certo. Fai strada? Prego. No, fai strada tu. Io ti seguo. Una chiesa che è stata, vabbè, rimaneggiata evidentemente tante volte per una serie di motivi, parte di questi ve li abbiamo anche raccontati, però all'interno della chiesa di San Nicola tre cose fondamentali. Una pietra, due colonne e un soffitto. Sì. La pietra è qui. La pietra la troviamo qui subito. Questa è la pietra di consacrazione della chiesa, che appunto nel 1993 fu rinvenuta proprio qui all'ingresso. E questa è stata la testimonianza forte alla tesi della variazione della chiesa, sì, perché la pietra di consacrazione era appunto la pietra sacra che veniva posta sotto l'altare. E quindi abbiamo detto, e questa è l'importanza di questa pietra, c'è la data 1341, che è l'anno della consacrazione, con questo simbolo che è il simbolo di Cristo, la X e la P. Sì. È il nome di Cristo in greco. Fu consacrata appunto nel 1000. Allora, la seconda cosa che abbiamo detto sono queste due colonne. Sono Ora bisogna dire due. Una cosa, qui ci sono delle vetrate, purtroppo c'è la condensa e non si riesce a vedere nulla. Quindi noi ne parliamo e sì, state vedendo le immagini che abbiamo recuperato, certo, insomma, dalla rete. Queste due colonne che risalgono ai tempi della Magna Grecia. Magna Grecia. Difatti appunto in questo restauro del 1993 furono ritrovate queste due tronchi di colonna tagliate che non facevano parte dell'asse della chiesa, dell'assetto della chiesa, e appunto queste colonne sono la testimonianza forte di un piccolo tempietto greco che nel appunto prima di Cristo sorgeva qui. Siamo appunto nel periodo della Magna Grecia. Sì, sono i tempi grechi che vengono mutati poi in chiesa. Certo, certo, assolutamente, c'è una mutazione veloce. E poi l'ultima cosa, prima di lasciare la chiesa di San Nicola, qui a Terranova da Sibari, siamo in provincia di Cosenza, è questo soffitto in cassettoni. Non vorrei dire, ma è molto probabile che questa stessa
conformazione fosse anche? All'interno del castello, sì, perché questo soffitto fu donato dal principe Spinelli appunto dopo la costruzione del palazzo. Gli stessi artisti che appunto decorarono e abbellirono il palazzo abbellirono e decorarono anche l'interno della chiesa. In pratica. Questo soffitto è tutto in legno, è del 1700 e al centro del soffitto c'è una tela dedicata a San Nicola da Bari. Che mi sembra giusto. Bene, lasciamo la chiesa e il nostro giro a Terranova da Sibari non si ferma naturalmente qui. Andiamo. Terranova, tra storie e leggende di uomini, di santi e di tradizioni religiosi e popolari. Ah, a cura di Luigi De Blasi. Sono partito da questo testo, sono arrivato ad averlo praticamente in mano. Luigi, vieni. Come stai innanzitutto? Tutto bene. Tutto bene. Un libro scritto da te un po' di tempo fa, devo dire. Sì, qualche anno fa. E tutto nasce da cosa? Nasce da un desiderio di voler, come dire, tracciare le linee di una storia importante, una storia secolare che penetra tra queste strade, tra queste mura che lei ha appena visitato, e dal desiderio di poter lasciare una traccia di quello che è il nostro studio, di quello che è poi la reale verità storica, che è quella che poi servirà ai giovani futuri per poter continuare. Senti Luigi, è dall'inizio della trasmissione che stiamo dicendo che Terranova, e in effetti secondo me molti non lo sanno, e onestamente all'inizio neanch'io, è terra di due papi, manco uno. Siamo nel periodo romano, vero? Sì. E siamo dopo Cristo naturalmente, e cioè due persone qui di Terranova diventano papi a distanza di 100 anni l'uno dall'altro. Il primo nel 150, secondo secolo, sì. Vero? Nel secondo terzo secolo. Beh, all'onore del vero, due papi che la, come dire, la tradizione vuole, come dire, dare appartenente a questo territorio. Bisogna andare cauti con, diciamo, i legami proprio locali. Sì, familiari. Sì, proprio, sì, ovviamente. Come poi, si dice in gergo, sì, nati e cresciuti. Certo, noi per quanto riguarda il nostro borgo, sicuramente i due papi hanno lasciato una traccia importante nel culto, certo, in quello che tutta era la devozione del popolo, perché con un documento del 1627 erogato dal notaio Antonio D'Amato, i notabili dell'epoca chiedevano che San Telesforo e San Dionisio diventassero per l'appunto santi patroni della comunità di Terranova. E bisogna dire che noi siamo qui all'interno del centro storico di Terranova da Sibari e ci sono questi due, come possiamo dire, affreschi fatti un po' di tempo fa. Sì, uno che raffigura, vabbè, noi abbiamo dietro San Dionisio. Che è arrivato dopo, è stato il secondo Dionisio papa. San Dionisio è il 25° papa della tradizione cristiana. Mentre invece San Telesforo è il quinto papa. L'ottavo, vedi, l'ottavo. Non mi ricordavo 5-8 con i numeri, ci giocavo anch'io, l'ottavo papa. Quindi, voglio dire, a distanza di 100 anni, Terranova ha regalato due persone, sì, importanti. Questa terra, diciamo che per quello che poi hanno lasciato traccia in maniera importante, perché essere papa all'epoca non è no, come era certo, certo. Essere papa all'epoca significava essere veramente un... avere coraggio, avere una fede ancora più forte, certo, di quella che può servire oggi, perché veramente sfidavi tante cose, rischiavi la morte, infatti molti papi sono stati poi martirizzati. Purtroppo. Perché sì, hanno dato con la loro fede, con il loro credo, con il loro amore verso il Signore, hanno, come dire, donato la loro vita affinché da lì potesse nascere poi tutto quello che noi abbiamo oggi. È vero. Luigi, ci spostiamo giusto al volo perché vogliamo vedere quest'altro. Questo si è mantenuto meglio nel sì, tempo, sì. Vero? Questo qui si è un po' più rovinato, evidentemente è stato esposto più agli agenti atmosferici e quindi ha perso un po' la cornice
e anche la vividezza, diciamo, dei, sì, dei colori. Però questi due santi, insomma, voglio dire, portano a far registrare un turismo anche vero, religioso, certo, qui del territorio, Luigi. Guarda, Terranova, Luigi. È Luigi. Tra Luigi ci intendiamo. Sì, vieni. Terranova ha una peculiarità, può essere considerata veramente un borgo della fede, perché negli anni, oltre ai numerosi edifici ecclesiastici, parliamo di una ventina di chiese in un territorio non grande, ma nei secoli passati veramente c'era un fervore che è rimasto tuttora, importantissimo, che ovviamente non può che porre le proprie radici nella, certo, storia, ecco, certo, perché partiamo da queste due sante, certo, figure, che ricordiamo, questi due affreschi che purtroppo un pochino le intemperie stanno, come dire, mettendo a dura prova e tutto quello che si vuole, ma allora so che c'è un'attività di ripresa, un pochino di tutto. Anche giusto. Sì, sì, anche con il portale degli Spinelli, del Teatro degli Spinelli. Che ci sono dei lavori in corso riporteranno. Questi due affreschi sono stati realizzati dal maestro Pinendrieri, un eccellente artista locale, certo, certo, che ha firmato anche altre opere, quindi anche lui lascerà la traccia del suo operato poi ai posteri. Quindi questa è la cosa più importante quando uno poi lavora su questo. Luigi, siamo partiti dal tuo libro per, sì, parlare di due figure davvero importanti per il territorio e che oggi, naturalmente, nel nostro periodo storico possono diventare anche attrazione turistica, appunto, abbiamo detto, certo, per non solo per Terranova da Sibari, ma praticamente per tutto il territorio certo, circostante. Me lo vado a leggere. Grazie per essere stato con noi. Grazie a te. Ciao. Grazie. Hai bisogno di realizzare o rinnovare il tuo sito web? Vuoi intraprendere un'attività di e-commerce? Vuoi rinnovare l'immagine online della tua azienda e del tuo portale? La scelta più sensata è Bit Solution di Francesco Asturaro, un'azienda giovane, dinamica e dal passo con i tempi. Fai ripartire subito il tuo business. Oggi avere un sito web dall'aspetto professionale per acquisire una nuova clientela è fondamentale. Bit Solution di Francesco Asturaro è l'azienda leader in questo campo. Contattaci online all'indirizzo costruzionesitiweb.com o chiama 327 56 31 021 e richiedi una consulenza gratuita. Ripartiamo oggi. Con noi sarà più facile affermare la tua presenza sul web. Se non sei il tipo a cui piace dare una mano, se fare spazio agli altri non ti interessa e il loro comfort non conta granché per te, o aiutare gli altri non ti viene naturale, diciamocelo pure, quest'auto non fa per te. Nuovo SUV Citroen C5 Aircross Hybrid Plug-in. Generoso come te. Scoprilo nei nostri showroom. Portaci sempre con te. Scarica l'app di Radio CRT per ascoltare i nostri programmi in diretta e per essere sempre informato ogni ora. E per essere sempre informato ogni ora. Radio CRT. Suona la vita. Elisir San Marzano Borsci torna a sorprenderti. Passeggiare per le strade di Terranova da Sibari è fantastico, incontri veramente tanta gente e tra tutta questa gente mi imbatto nel centro anziani Elio Armentano.
particolarmente frequentato, particolarmente allegro, e c'ho il mio amico Alfredo che mi sta aspettando, ma sono sicuro che non sarà da solo. Andiamo. Ma sa che a fare queste scale, porca miseria, ho una mezza idea che quasi quasi al centro anziani mi scrivo pure io, tutte le difficoltà che ho avuto. Allora, eccolo qui, il nostro amico Alfredo. Ciao Alfredo, buongiorno, come stai? Il centro anziani di Terranova vi dà il benvenuto. Grazie. Ma che anziano, ma sei un ragazzino tu. Sembriamo ragazzini, però siamo anziani, purtroppo va bene. La vita è questa. Vedi? Non molla neanche la mano. Non mollo la mano. È un tipo affettuoso. Siamo già legati. Mi ha fatto la tessera, mi sono iscritto anch'io al centro. Non ci sono problemi. Senti, Alfredo, parliamo un attimo prima di raggiungere tutti gli amici che si stanno divertendo, suonando, anche perché ci sono due o tre cose che dobbiamo dire che sono importanti. Come nasce questo centro anziani? Ma il centro anziani io come ufficialità, diciamo, è nato circa 40 anni fa come centro anziani. Ha una bella storia. Però esisteva prima e si chiamava un circolo dei retici combattenti, dove noi abbiamo come dono che ci è stato dato una bandiera che è stata in guerra, che adesso la facciamo vedere. Dopo la vedremo. E che è stato proprio in trincea questa bandiera. E come centro anziani, ma noi facciamo diverse attività. Sì. Ma siete anche tanti, Alfredo. Siamo il Covid un po' ci ha, come tutti, ci ha un po' dimezzati, però stiamo recuperando. Prima eravamo 500 e qualcosa come iscritti. Mo siamo circa 300, però. Beh, è un bel numero. Penso che il prossimo anno, perché quest'anno ancora all'inizio dell'iscrizione c'era il Covid, ci sono persone che hanno paura, però già stanno frequentando anche non avendo la tessera, perché con il 2023 raggiungeremo. Alfredo, allora diciamo due cose fondamentali. Perché noi stiamo raccontando di questo centro anziani? Prima di tutto perché siete tantissimi, secondo perché fate diverse attività, terzo uno pensa centro anziani, dice arrivi lì, trovi tutti ottantenni, novantenni. No, qui si parte dai 60 a salire. A salire, sì. Cioè, quindi io mi posso iscrivere dai 55 poco. A salire. Ah, vabbè, ok, mi posso iscrivere adesso già con la nuova legge che abbiamo fatto noi, con la nuova possiamo iscrivere anche a 55 anni. Che meraviglia. E quindi, allora, il più giovane che età ha qui? Il più giovane, anche qualcosa in meno forse, il più giovane anche perché si trovano iscritti. E invece il più anziano? La più anziana, noi l'anno scorso abbiamo premiato i 90 anni, poi c'è mia mamma che ce n'è al 91. 91, va bene. Abbiamo 3 o 4 a 90 e 91. Allora Alfredo, permettimi di conoscere un po' il piccolo gruppetto, sì, vi presento dopo di accoglienza. Tutti, sì. Va bene? Va bene. Andiamo? Andiamo. Andiamo, andiamo. Andiamo. Hai capito? Questo è il nostro chitarrista, ma ne abbiamo tanti chitarristi. Ma complimenti! Faceva il cantante di Marussi. Tutti quanti! Tutti! Aspetta che li presentiamo subito al volo. Nome? Mazzei Giuseppe. Bravissimo, bravo, bravo. Franco Scirtuicchio. Va benissimo. Faccio il giro al volo, giusto per ringraziarvi. Elvira Borromeo. Benissimo. Alfredo Mazzotta. Bravo. Onorina Mauro. Benissimo. Smiriglia Francesca. Bene.
Grillo Salterino. Ma va, è Grillo Salterino. Grillo, mi chiamo io. Vabbè, ho capito, Grillo Salterino, però... Buongiorno Nicola. Benissimo. Buongiorno Michele. Bravo Michele. E poi la signora che... Europa Cannette di Calzarana. Aspetti che non ero arrivato con il microfono. Europa Cannette di Calzarana. Che tra breve avrà 91 anni. Auguri! Ah, che meraviglia. Senti Alfredo, ho la sensazione di stare a casa, cioè proprio di sentirmi a casa, chissà perché, perché c'è, c'è un bel ambiente, c'è tanta energia, c'è la storia, la freschezza comunque, no? Di un territorio che racconta attraverso la vostra presenza il lavoro, i sacrifici, le storie familiari di ognuno di voi. Ed è bello, è davvero bello. E tutto quello che abbiamo detto, in buona parte, è raccontato anche attraverso queste, queste foto che avete messo qui in, in bacheca. E che cosa raccontano, Alfredo? Queste raccontano i vari, diciamo, le gite che sono fatti, i vari convegni. Diciamo, c'è un po' la storia del centro. Tutte le iniziative che avete fatto. Allora, per farvi capire proprio la storia, io ho fatto un volo al microfono, però mi piacerebbe sapere, nella vita, che cosa hanno fatto, signora? Che hanno fatto? Nella vita, la prima che era una vita buona, ma invece... È un po' così, ma è una bambina, c'è Alfredo, qual è il problema? Io mi ricordo quando era bambino, tutte le cose, veniva Natale, noi contavamo tutte le cose in Natale. Ma invece non vanno sapere, ma vanno sapere solo Ma c'era il taradino con le vaccine che esce. Brava! Però era pure brutto non uscire. No, non era brutto. E crediamo non era brutto, perché non si usciva. Era un pure un. Però come si chiama di nome? Anita. Però cioè, non si usciva, ma si parlava per sì, parlava. Anita, vado dagli altri, aspetta, poi ritorno. Anche se no, Anita, attacca. Allora, tu nella vita che facevi? Facevo il restauratore. Restauratore. Quindi, artista, vedi. Questo è uno dei nostri chitarrista, uno, perché ce ne sono altri. Aspetta, mettiti. Ah, ci sono altri? Sì, avete fatto una band, i Pooh, potete un'altra, fare. È un altro... Tu che fai nella vita? Io nella vita sono un jazzista di mestiere e poi di hobby mi piace cantare. Faccio parte del direttivo. Anche. Bravissimo, bravo. Signora. Io sempre ho cresciuto una famiglia. È una grande responsabilità. Questa Elvira, insieme agli altre donne, è la responsabile delle donne del centro anziani. Bravo, bravo. Fa parte del direttivo. Dobbiamo essere veloci, le però. Le donne sono le colonne sì, del centro anziani. Le colonne di questa città. C'era pure una storia. Alfredo, Alfredo. In queste fotografie c'è la storia del centro anziani. Benissimo, benissimo. Veloci. Ho fatto il carpentiere. Benissimo. Il vicepresidente. Vai. Io ho fatto la casalinga. Bravissimo, la mamma, grande lavoro. La stessa cosa, casalinga, mamma. Sono stato uno dei primi in questo centro anziano. Bravissimo. Brava. Io ho fatto il commerciante per 20 anni. Bene, bravo, questa è una storia. E il portatore di bandiera? È Bandiera Italia. Bandiera d'Italia. E poi? Io ho muratore. Muratore, vabbè. Allora, Alfredo, vieni qua. Mettiamoci qua perché due cose al volo dobbiamo dirle. Perché poi... Non c'è molto tempo, noi abbiamo una trasmissione che dura poco, mannaggia. Allora, in riferimento a quello che dicevi prima della bandiera, questa storia della bandiera è veramente una cosa seria. Vieni, porta questa bandiera, perché praticamente vi è stata donata da un militare che tornava dalla Seconda Guerra Mondiale. Sì, questa è una bandiera originale, è stato in trincea. Questa bandiera è stata in trincea. Questo sporco fa parte... non lo so, della vecchiaia, no, è stato di quello che ha visto. Non l'abbiamo lavato. È stato testimone di quello. Questa è una bandiera originale, proprio è stato in guerra questa bandiera. E voi? È un pezzo che noi lo stiamo costruendo nel centro anziani, guai a chi ce la tocca. Ci mancherebbe altro. Un'altra cosa che fai tu, ad esempio, però, è i cesti. Sì, non solo io faccio i cesti qui nel centro anziani. Ci sono le donne che fanno i centri, che stanno insegnando a fare i centrini, ci sono i falegnami che fanno delle ci sono parecchie... La cosa che mi piace di questo centro anziani è che in effetti vi dedicate a tante attività. Sì, a tante attività. Oltre,
c'è il passatempo che si gioca a carte, si canta. Preparate dolci nei periodi di... Giorno 18 siete invitati perché noi facciamo una degustazione dei dolci. Dei dolci terranovesi natalizi. Prima di chiudere, mi fai vedere al volo come inizia a fare un gesto per piacere? Vedere, vi faccio vedere al volo come, vediamolo, vediamo. Si costruisce un gesto. Vediamo che cosa serve. Allora, tre pezzi che sono rotti e tre pezzi che vanno dentro. Sì. E poi si inizia, guarda. Questa, cioè, è praticamente la base, vero? Questa è la base. Ma tu costruisci il cesto in piedi? No, seduto, ma lo faccio vedere in due. Ah, giusto, guarda. Per fare vedere. Ma giusto due passaggi, vedi? Facciamo due passaggi. La manualità, quante cose, la storia di ognuno di loro. Questo non è difficile. Io mo sto insegnando dei ragazzi a scuola che vengono gli alimentari. Sì. Della scuola elementare. Sì. E che quasi già stanno, vedi? Vedi? Ah, vedi. Questo è l'intreccio. È un gioco di intrecci in pratica. Non è difficile, ma non è nemmeno facile conoscere i materiali. Se avessi tempo io rimarrei e vorrei imparare, guarda. Bene. Guarda. Guarda. E si inizia. Intreccio su intreccio. Questa è la base. Prende forma. Questa è la base, prende forma, sì. Che meraviglia. Beh, va bene. Mentre tu continui, benissimo. Continuo. No, vabbè, continua, vieni qua, perché ci dobbiamo salutare. Però ci volevamo salutare con una bella canzone. Che fa il chitarrista? Molla. Salutiamoci con una canzone. Che cosa ci canti? Una canzone tu vedi. Ma un assaggio, visto che parliamo di vino, vieni. Voglio sapere, tu paesello mio, tu mi sono nato, sogno terra nuvese, ve lo dico, nativo da provincia. Teniamo il tempo con le mani, forza! La Puglia era chi mai pigliate, noi diamo uno scatinato, la manda all'uomo vino, sacco vacante lo porta chi. La Puglia era chi mai pigliate, noi diamo uno scatinato, la manda all'uomo vino, sacco vacante lo porta chi. Come bella la calabrisa, quando la festa va, Sarrizza si incannola, fallomeno annammura. Come bella sa calabrisa, quando la festa va, Sarrizza si incannola, fallomeno annammura. Va bene, un applauso a tutti, bravi! Tesori. Siamo fortunati. Questa strada è così bella. L'hanno riparata, no? No. Come non amare una vita in elettrico? Con gli incentivi EC4 elettrica da 200 euro al mese, manutenzione inclusa.